Amici Sicilia Inaspettata, benvenuti o bentornati sul canale. Per chi ancora non fosse iscritto al canale, mi raccomando, cliccate qui sotto nel pulsante iscriviti e attivate la campanella che è facilissimo, ma per noi è molto importante, ci date un grande supporto. Dopo un bel po' di tempo che non facevamo un bel giretto Urbex, Sicilia Inaspettata oggi vi porta alla scoperta di un borgo che è abbastanza conosciuto in Sicilia, ovvero Borgo Livio Bassi. Borgo Livio Bassi è uno di quei borghi, di quei tanti borghi costruiti nell'epoca fascista tra gli anni 30 e gli anni 50 in Sicilia. Livio Bassi, il Borgo Livio Bassi è stato costruito proprio nel 1940, se non vado errato, ed era un borgo abbastanza attivo, tra l'altro un borgo cosiddetto misto perché era sì costruito per la vita contadina, ma anche costruito per un'eventuale futura espansione. Il borgo comprendeva la chiesa, il municipio, la scuola, la posta, le botteghe, la palazzina del Partito Fascista Nazionale, e appunto ha avuto la sua attività per svariati anni ed è stato abitato addirittura circa da una decina di famiglie fino agli inizi degli anni 80. Dopodiché, dopo che è passato in mano al comune di Trapani, quindi all'amministrazione comunale di Trapani, non vi so dire il perché, il comune ha sfrattato tutti gli abitanti del borgo. Oggi il borgo versa in una situazione di quasi totale abbandono, nel senso tutto è per lo più abbandonato. Soltanto la chiesa viene ancora utilizzata la domenica per celebrare una sola messa, e dove prima c'era il municipio, adesso c'è la sede di un motoclub, tra l'altro una sede bellissima, devo dire. I ragazzi del motoclub hanno fatto un gran lavoro e ben vengano tutte queste iniziative di recupero di questi luoghi. Il comune ha stanziato dei soldi per recuperare questo borgo abbandonato, ma finora, dopo un anno e mezzo, due di lavori, ci raccontavano che praticamente hanno restaurato soltanto l'entrata, l'arco d'entrata del borgo e la scuola, l'ex scuola, che adesso è ristrutturata ma nemmeno finita. Quindi, insomma, su questo borgo ci sono un paio di storie da raccontare, tra l'altro abbastanza macabre. Sappiamo che lì c'è stato ucciso un prete da un ragazzo con probabilmente problemi psichici. Ha ucciso a martellate il prete perché non voleva appunto dargli le offerte della chiesa. Il ragazzo era andato lì per soldi, appunto. E invece i ragazzi del motoclub ci hanno raccontato che le prime volte che loro andavano lì a sistemare, insomma, a iniziare a creare la sede del motoclub, le luci di alcune stanze si accendevano, si spegnevano totalmente in autonomia. Ora, che ci credete o no, questo io vi riporto le storie che abbiamo sentito. Nonostante tutto, il borgo rimane ancora un bellissimo borgo, ora lo vedrete nel video. Abbiamo cercato di esplorare il più possibile, purtroppo non siamo potuti entrare in chiesa perché appunto era chiusa, visto che viene ancora utilizzata, ma non vi dico più niente perché in alcuni edifici abbiamo trovato delle cose davvero interessanti, quindi vi lascio al video, godetevi il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Abbandonato, ma sappiamo poi notizie che lo stanno per insomma riprendere perché dovrebbero farci degli alloggi sociali. Questo altro appartamento, però, come vedete, cioè le case sono messe abbastanza male. Abitazione, per quanto sembra, anche se poi davanti hanno delle saracinesche, quindi boh. Continuiamo il giro del borgo, il nostro amico cane, che è il guardiano del borgo. Qua palesemente c'era la posta, ancora c'è l'insegna. Vediamo se magari si riesce ad entrare da qualche parte. È chiuso. Il
dentro era un magazzino, praticamente. Sì, perché poi c'hanno tutte la sala cinesca che dà sulla piazza. Queste credo siano tutte cose comunque recenti, usate per manifestazioni, perché a quanto abbiamo capito qui la domenica viene celebrata la messa nella chiesa, quindi comunque è abbandonato sì, ma non del tutto. Cioè praticamente sono tutte, però è bella questa con tutto il legno qui, però veramente, cioè, guardate che condizioni è il tetto della scala, e purtroppo mi sa che è improponibile salire sopra, non si può, e arrivo io sotto, ma... Questi sicuramente saranno stati dei magazzini usati esclusivamente da magazzini, ancora credo che il tetto sia completamente in Eternit. Qua sento la stessa cosa. Dentro proprio non si può capire. Andiamo da questo lato. Dopo l'incire salire sopra, purtroppo. Cioè, sono tutto qua. Stanza d'ingresso, scala che sale, stanza centrale e stanza che poi dà all'esterno. Ma niente, peccato non poter salire solo, ma sinceramente non me lo vorrei arrisicare, perché non sono messe tanto bene le strutture. Ma dove siamo stati prima? Si può vedere forse cosa c'è dentro, ci sono un po' di... E praticamente sono tutte uguali, qua addirittura è caduto completamente, sono pezzi di polistirolo. Diciamo che dentro le case c'è un delirio. Cello di roba, cioè la situazione è quella veramente incredibile, ragazzi, questo è di tutto, c'è di tutto in questa stanza. Qua ci sono ancora delle medicine Tranex. Cosa inquietante. Madonna. Qui ci sono ancora dei mobili addirittura. Un vecchio...
stare molto attenti perché adesso pure un poco tutti ne obbligo a catastare i materassi in ogni dove. Madonna! In questa stanza non so se si riesce a vedere, ma un macello! Un macello di roba! Documenti, carte, mobili! No, ma incredibile! Incredibile! Cioè! E poi perché lasciare tutte queste cose qua? E qua dentro nemmeno si può entrare da quanta carta c'è a terra, su un metro di carta. Assurdo, assurdo. Allora, vediamo di entrare nell'edificio della posta. Questa dovrebbe essere tutta l'edificio dell'ufficio postale. E mi sa che è l'unica entrata, ho fatto una supervisione. Dovrebbe essere questa. C'è praticamente un immondizzaio qui, poi dentro non è messo benissimo, ma addirittura con un bravo le finestre. Questo però credo che era un locale di servizio dell'ufficio postale. C'è tutto immondizia. Carino. Vediamo di fare molta attenzione perché questo edificio non mi sembra tanto. Madonna, Madonna, vedete ragazzi, questa cosa non l'ho mai capita, nei posti abbandonati quando trovo tutta questa mole di documenti, io non capisco come possa essere possibile lasciare qua questi documenti, qui, riviste, giornali anche, una roba sbattata, non ve la faccio vedere. Guardate qua cosa c'è, catasto e catasto di documenti. Andiamo, questa dovrebbe essere sicuramente la cucina o comunque un locale di servizio. Questa, che ci sono i documenti pure in bagno, incredibile. Riesco a vedere una data. 82 81 82 81. Un buono. Riusciamo, qui abbiamo finito.